Va ora in onda il Salotto di Mirtilla. Interviste ad artisti di tutto il mondo. Solo su Radio Free Station. E buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio Free Station, un appuntamento importante per noi, soprattutto perché lui è un cantante che tutti quanti noi abbiamo amato da quando ha iniziato a farci ascoltare la sua voce, le sue canzoni, e continua ancora a colpire le nostre emozioni. E insieme a me abbiamo Laura. Ciao Laura. Buonasera a tutti. E poi ciao, abbiamo Laura. Ciao, buonasera. Il nostro Luigi. Abbiamo svelato. Buonasera anche da parte mia e buonasera al grande Peppino. Allora, al grande Peppino Di Capri. Innanzitutto, io guardi, prima di iniziare così a parlare con lei, voglio semplicemente mandarle i saluti da parte di una signora che vive in America, Rosa Parrone Raimondi, che lei ha avuto modo di conoscere circa 5-6 anni fa e che non vede l'ora di poterle stringere la mano il 18 di ottobre, quando lei andrà a Chicago. Lei in questo momento è in ascolto, si è impazzita per poter così trovare da sola. Ecco, e una cosa che mi chiedeva, visto che quel giorno, il 18 ottobre, è il suo compleanno, ha detto che farà di tutto a costo di litigare con le guardie, con chiunque, cercherà di venire dietro. Lascerò detto di farla passare. Ecco, perché appunto vuole abbracciarla, perché è innamorato di lei, innamorato della sua musica, delle sue canzoni, e quindi sta aspettando questo giorno veramente come la manna dal cielo, dico io. Bene. Sarà accontentato, perché no, è una cosa normale che faccio volentieri quando trovo delle persone così, come dire, affezionate, ecco. Sì, infatti, ripeto, insomma, lei è veramente così amante non soltanto della musica italiana, ma poi logicamente ha dei cantanti che ha nel cuore, no? E che sono andati così in America insieme a lei quando lei è partita diversi anni fa. Io, prima di iniziare a parlare così del nostro Peppino Di Capri, volevo così, come ha vissuto ieri sera i momenti di Ischia, e se comunque è rimasto contento? Beh, sì, con tanta paura, perché c'avevo un sacco di amici lì, e quindi non mi sono sincerato verso tutti, mi hanno detto sì, è stata una gran paura, però diciamo io poi non ho più seguito, perché a un certo punto c'avevo un invito a cena, non potevo rimanere lì in contatto, però mi sono accertato stamattina che il danno è stato, insomma, in base a quello a cui eravamo abituati, ai grandi terremoti che ci sono stati negli anni scorsi, nei mesi scorsi, era stata, mi sembra, una cosa abbastanza, come dire, è chiaro che a Ischia non si è abituati se non si va indietro nell'Ottocento, quando ci fu, adesso non ricordo esattamente le date, ma ha sentito dire, a casa Micciola ci fu un grande terremoto negli anni passati, nei secoli scorsi. Comunque tutto bene. E a Capri non si è sentita, stranamente, perché pare che fosse dall'altra parte di Ischia, sì, nel mare, a una certa distanza chilometrica dalla terra, quindi insomma non dico una passeggiata, ma era una cosa abbordabile, a cui prima o poi, non dico Ischia, prima o poi noi, avendo questa conformazione della nostra penisola, ci dobbiamo abituare, che può succedere da qualsiasi parte, quindi convivere non con il terrore a cui ci stanno abituando gli ultimi tempi questi pazzi scatenati, ma alla natura che si ribella e che fa il suo corso. Quindi facciamo molta attenzione a tutto ciò che ci circonda e teniamocelo stretto. È vero, è vero. Tornando invece al grande Peppino Di Capri, io devo dire che sono nata con
le sue canzoni, credo di avere tutti i suoi dischi perché mio fratello era un patito, addirittura sono un cattivo giudice, stia attenta perché quando sento i vecchissimi dischi passare oggi, che ovviamente vicino a un disco l'ho registrato oggi con le tecnologie che avanzano a ritmo sfrenato, insomma si sente la differenza, c'è solo il fascino, la passione di ascoltare un vecchio disco, però io sono da un certo momento dell'evoluzione tecnologica in poi, per carità non rinnego voi alle voci notte, Luna Caprese, certo. Non so nessuno al mondo, quelle canzoni lì che mi hanno fatto diventare Peppino Di Capri, però voglio dire la musica va avanti, certo. Continua e spero di ascoltare qualche, anche sulla vostra stazione, brani anche un po' più recenti. Noi li mettiamo tutti perché a noi piace la musica bella e credo che soltanto pochi cantanti riescono ancora a fare della bella musica, ma volevo dirle queste semplicemente perché a quei tempi mio fratello si comperò gli occhiali alla Peppino Di Capri, sapeva lei questo? Negli anni 60 c'era questa moda. Sì, gli occhiali alla Peppino Di Capri. E lei ha imparato a suonare il pianoforte che era ancora bambino, e sì. Come è nata questa passione? Ma è stato un caso semplicissimo, non avevo un giocattolo, perché non vengo da una famiglia diciamo abbastanza povera per permettersi certi svaghi eccetera, quindi non avendo giocattolo avevo un giocattolo che si chiamava pianoforte, quindi cominciavo con un dito, poi con due, poi a cercare i motivi che avevo ascoltato per radio eccetera, finché un bel giorno mi presentarono all'ora generale Clark, papà di quello del Kuwait per intendersi, che appunto mi sentì suonare, se fastelo venire tutti i weekend qui così allietano le truppe americane che partono per il fronte o che tornano, quelli che tornavano erano decisamente meno di quelli che partivano, comunque la licenza premio c'era ed era questo trabiccolo che fino al pianoforte con una cassetta di birra sotto il sedere perché non arrivavo ai tasti, e quindi ho fatto questo per un paio d'anni. Ma da piccolino comunque il suo sogno era quello di diventare cantante oppure aveva qualche altra idea? No, non ci pensavo proprio, continuavo a studiare, poi ho studiato il pianoforte per circa 5 anni e quindi musica classica, e quindi non sapevo nemmeno di cantare, io suonavo soltanto così il primo gruppo, il secondo, e poi anche una sera si ammalò la nonna del cantante chitarrista che stava avanti, che quello che insomma il rappresentante del gruppo, e quella sera mi fecero cantare, ma dai canta tu qualche cosa, prova, so che canti a casa con gli amici, e provai da quella sera e poi non ho smesso più. Quindi è andato fortunatamente avanti, io dico fortunatamente avanti per noi, che veramente sì, l'amiamo. Perché sono dei momenti in cui la fortuna passa per una strana coincidenza, combinazione, e quindi quando succede questo bisogna prenderla al volo, saperla, come dire, coccolare, sapersela gestire, e quindi io piano piano poi non ho mai studiato canto, per carità, perché io dico che il canto è una cosa naturale, innata, che o ce l'hai o non ce l'hai, quindi se c'è una certa personalità nella timbrica vocale e alla gente piace, emoziona, riesce a trasmetterti qualcosa nelle vene, vuol dire che c'è qualche cosa che mamma natura, oppure meglio mamma e papà ti hanno dato. Senta, e il nome di Capri, perché il suo cognome è Faiella. Di Capri, sì. Perché lei è nato a Capri, quindi è uscito da lì. Io sono nato a Capri, devo dire questo. Quando facemmo il primo disco, il primo provino con i primi pezzi, dalla casa discografica abbiamo deciso di pubblicare questi provini, però serve il nome del cantante. C'era il mio chitarrista che disse: come ti chiamano tutti quanti? Peppino. Di dove sei? Di Capri. Peppino Di Capri. E quindi battezzò lui questo mio nome d'arte, tra virgolette.
che è un nome stupendo, devo dire, è come Peppino, è come proprio l'isola di Capri. Io credo di avere ancora la fotografia di dove lei è cresciuto, perché la mia famiglia, sì, la mia famiglia venne proprio diversi anni fa a Capri, e niente, la prima cosa che fecero, chiesero dove è nato Peppino di Capri, quindi si sono fatti la fotografia vicino alla sua casa. Credo che abbiano addirittura stretto la mano a uno dei suoi genitori. Ricordo proprio l'euforia di mia mamma e di mio papà quando tornarono a casa, abbiamo visto dove è nato Peppino, perché Peppino diciamo era forse il nostro eroe, l'eroe della musica napoletana, l'eroe della musica in generale, e quindi sono quelle emozioni che, così parlando adesso con lei, mi stanno ritornando in mente e mi fanno emozionare in maniera particolare. A qualcosa serviamo quando riusciamo a colpire l'obiettivo finale, cioè il ricordo, la colonna sonora della propria vita, di quel periodo, di quel momento in cui uno magari si innamora veramente per la prima volta, eccetera. Noi serviamo ancora qualche cosa, meno male. Per fortuna. Laura, vuoi andare avanti te con qualche tua domanda? Laura, fatemi sapere più o meno quanto tempo, perché devo partire da Capri, che domani sera sono in Sicilia, a Milazzo, e poi quindi c'ho l'ultimo piroscafo fra non molto, perché c'è un po' di mare e maretta, quindi prenderò l'ultima nave veloce. Allora saremo velocissimi. Lei ha una grande responsabilità, lo sa, vero? Lo so, ma lo dicono tutti. Infatti per strada tutti mi fermano, ah, per colpa sua, oppure per fortuna sua, mia, ho sposato una donna con la quale sto da 40 anni e basta. Oppure qualcuno che dice, mannaggia, per colpa sua, io mi sono innamorato, poi vabbè, eccetera, eccetera. E io proprio di questo vivevo, vi dicevo, come si vive una responsabilità del genere? Perché è pesante, eh? Io sono una delle vittime delle sue canzoni. Delle vittime, mannaggia, avrei voluto una interlocutrice più soddisfatta della propria innamoramento. Sta bene, comunque. Anche se è andato male, è stata una storia bellissima. Questo glielo bene, questo è importante. È un po' alla champagne, capito? Alla scontè, che già eri di un'altra, quello che dico sempre io, perché questa canzone la mettono anche ai matrimoni, ma le parole non le sente nessuno, perché dai, champagne, metti champagne, vai a brindare un incontro con te, che già eri di un altro. Dici, ma come, era già di un altro questo, un incontro, praticamente insomma era un tradimento bello e buono, però gli autori ci hanno pensato bene. Però è stata... Sono storie che a volte vale la pena di vivere e di rivivere attraverso le sue canzoni. È chiaro, perché poi insomma qualcosa, ci saranno sai quanti casi di champagne, e comunque viviamoli con allegria e con simpatia. Assolutamente sì, quando sono bei ricordi comunque si vivono sempre bene. Questo successo che continua, io sento le sue canzoni dappertutto. Vivo in un piccolo paese di mare, quindi l'estate le puoi immaginare. Come si vive un successo così importante? Ma dipende, se uno è dentro, una persona umile, una persona normale, una persona che ci ha avviata bene alla vita, alla società in cui viviamo, eccetera, e diciamo il percorso non è molto articolato, mentre invece quando ci sono questi sbandati che fanno una canzone di successo e poi pretendono subito la luna, le classifiche, Sanremo, eccetera, invece bisogna andare, quello che consiglio io sempre ai ragazzi che cominciano, cioè, di andare piano, perché se c'hai della stoffa prima o poi viene fuori, se c'è della classe, uno stile tuo personalizzato, come dire, che
che si distingue in mezzo a tanti altre voci, e qualcosa succederà prima o poi, per cui perseverare è la migliore cosa, è chiaro, perché poi ogni tanto c'è pure il fuori classe che viene fuori e bisogna starsi perché sì, ce l'ha dentro. Esatto. Cosa, quindi lei talent come li vede? Che stanno... I talent, devo dire la verità, dice, ma tu parli così perché già sei famoso ed è stata più facile la tua carriera. No, io li vedo che la speranza è l'ultima a morire, come si suol dire, e quindi il fare dei tentativi va bene, però fare dei tentativi senza illudersi di che cosa. Poi se arriva il successo è ancora più, come, apprezzato, più non so dire, cioè che quelle cose che non ti aspetti e che ti arrivano all'improvviso, ed è ancora più bello, più affascinante. E quindi io questo dico, di non correre, perché se sei qualcuno, prima o poi se ne accorgeranno tutti. Assolutamente sì, quindi il consiglio che lei si sente di dare è quello di tenere duro e di andare avanti. Di andare avanti, e però senza montarsi la testa perché qualcuno in più ti dice che sei bravo in quel momento perché sento un pezzo particolare, eccetera. Però capito, secondo me è meritare il successo è la cosa più gratificante, perché è più bello che uno ti dica Madonna quanto sei bravo, oppure che uno dice mi è piaciuto come sono bravo, no, non va bene, lo deve essere il giudice ultimo, è il pubblico. Certo, assolutamente sì. Io la ringrazio infinitamente, passo velocemente la parola a Luigi e posso darle un abbraccio forte? Grazie, ricambio come per tutte se fosse le emozioni lì, che ci regala. Sì. Velocemente da parte mia un paio di domande. Lei praticamente ha aperto, diciamo, ha suonato prima dei concerti dei Beatles e soprattutto è stato il supporter italiano di questo fantastico gruppo. Cosa sì, ricorda della storica band? Ma la loro bravura innanzitutto, la loro il carisma, l'originalità, l'impasto vocale delle voci, insomma tutte le componenti che fanno poi il successo in questo caso di questo meraviglioso gruppo. E purtroppo se loro, come dice, come scelta di vita, loro devono atteggiarsi perché altrimenti si perde il preziosismo, la curiosità, l'interesse, la cosa. Quindi spesso capitava, non so, pur essendo nello stesso aereo a viaggiare, non ci si avvicinava perché il bodyguard di turno non ti faceva avvicinare perché dovevano riposare, cose, cioè. E quindi queste cose che per noi forse all'italiana ci sembrano un po' scortesi, ma nel loro modus, il loro modo di vivere, il loro successo è quello, appunto, più la preziosità. Noi per fare una foto insieme, io e il mio gruppo, dovevamo aspettare l'ultimo pomeriggio a Roma al Teatro Adriano, ci fu concesso questo piacere, che è una bella fotografia che io tengo come ricordo delle mie tappe importanti della vita, insomma, della vita artistica. Un'altra domanda veloce da parte mia. Lei ha fatto 15 Sanremo, ne ha vinti 2. Sì. La mia domanda è questa: ci andrebbe ancora? E soprattutto, chi le piace in questo momento nel panorama italiano come giovane e chi non, diciamo, non le piace a livello, no, diciamo, di chi musica? No, chi non mi piace non glielo posso dire, però le posso dire che ci sono dei bei nomi, belle voci, belle cose interessanti, no, all'orizzonte, solo che secondo me c'è questa corsa a raggiungere l'obiettivo che non ci appartiene. Noi siamo un popolo di melodisti, di musica classica, veniamo, voglio dire, da quella cultura, e quindi sforzarsi a fare gli americani quando esistono già gli americani è una cosa che non va. Dice, ma è più bello perché poi il disco, esatto, suona meglio, te lo passano nelle radio perché c'è la cassa che va, che sbuca a buca e va agli altoparlanti e tutte queste cose, esatto, però ci dimentichiamo del nostro genere musicale che abbiamo sempre avuto, insomma, le canzoni classiche napoletane ancora oggi fanno il giro del mondo sen,
senza televisioni, allora non c'erano mezzi di diffusione tecnologici all'altezza, per c'era un microfono davanti, l'orchestra dietro, cantavi e queste canzoni da solo giravano nel mondo. E quindi questo, vorrei che questo patrimonio venisse ben preservato nei secoli. Perché infatti erano... Peppino, non volevo che lei mi facesse dei nomi, infatti intendevo proprio questo, che diciamo quello che non le piace è proprio le imitazioni della caposcuola. Quando ci sono questi, ci sono alcune, soprattutto un po' c'è stato un periodo fra le donne nuove che tu dovevi distinguere attraverso la canzone, non attraverso la timbrica vocale, la sua originalità. Bravo, esatto. Per cui dovevi legare la canzone all'artista. E quindi scoprivi poi chi era. Sembravano tutte voci uguali, giusto? Capito, non c'era una voce, ma quanto sembrava questa, chi è? Da dove viene? E quindi il tutto poi avviene automatico quando tu c'hai questa preziosità. Infatti io spesso suggerisco alle mamme di non far studiare, di far studiare musica, uno strumento, un pianoforte, una chitarra, qualcosa con cui ti puoi accompagnare per divertirti con gli amici, ma non imparare l'impostazione della voce, la O si dice con labbro aperto, chiuso, no, e perde tutta la bellezza, l'originalità, la timbrica vocale. E quindi io suggerisco sempre farla cantare la mattina, sera, squarciagola, con la sua voce, che non imitante, giusto. Si imitano fra di loro, che ne esce una nuova e ti ricorda quella, ne esce quella e ti ricorda Pausini, e insomma voglio dire, cioè, siamo a caccia di origine, mentre gli uomini, diciamo, come originalità, so che le piace molto Tiziano Ferro, vero, fra i giovani? È vero, Tiziano Ferro per esempio ha una timbrica sua, cioè se tu lo senti cantare tu dici questo è Tiziano Ferro, a parte la canzone, capito? Lo riconosci dalla timbrica, da quando apre bocca. Cioè, Tiziano Ferro, ce ne stanno altri, come mi ricordo il buon Ramazzotti quando uscì la prima volta in Sanremo, che mi intervistarono al telegiornale, disse: secondo lei di questi giovani ragazzi chi potrà andare avanti? Io feci un nome, disse: secondo me Ramazzotti. E quindi caccia azzeccai in pieno, perché poi è stato un grande profeta un grande profeta, perché poi Ramazzotti ha fatto quello che ha fatto, quello che ha fatto, insomma. Quindi voglio dire, vabbè, comunque. Ma ci andrebbe al prossimo Festival di Sanremo, se la mi chiedessero? Speravo di evitare la domanda. Stavo dicendo, c'è una domanda di riserva. No, cioè io dico sempre che il cuore di tutto questo è la canzone. Se la canzone è bella e tu ci credi, non devi temere niente, perché comunque vai lì e fai una cosa decorosa, bella, piacevole da ascoltare. Se c'è il pezzo che ti hanno forzato per forza, perché l'ha scritto lo zio del nipote, del nonno, della mamma di zia Sofia, allora no, perché ti danno in mano un pezzo che non ti sta, il vestito sbagliato addosso, e quindi potrebbe non essere un buco. Quindi quando si è sicuri non bisogna avere paura, perché per male che vada il giudice, però che è sempre un bel artista, canta sempre belle canzoni, bravo, e finisce lì. Ultimissima domanda: è vero che per fine 2017, per Natale, potremmo avere una bella sorpresa con un suo nuovo album, addirittura con delle sfaccettature rock? Però se io passo il tempo al telefono con voi, non ho il tempo voi di fare musica. Sto scherzando, per carità, è un piacere enorme poter avere queste occasioni, di queste telefonate con gente che ti ascolta volentieri. Sto selezionando delle cose, però voglio essere convinto al 100% di quello che faccio, perché i tempi che si avvicinano sono duri, il disco va sempre meno, si scaricano soprattutto dai paesi stranieri, io ricevo un sacco di mail con gente che non mi aveva mai sentito prima e che mi scopre attraverso questa meravigliosa opportunità che è internet, quindi insomma eccetera eccetera. Chissà, magari la sorpresa natalizia, lo vediamo.
Allora, io intanto voglio dirle che mi sta scrivendo Rosa dal Wisconsin, è uscita appositamente da lavoro a rischio di essere licenziata per poter ascoltare tranquillamente la sua intervista, e mi sta scrivendo: voglio a tutti i costi una fotografia con lui, abbracciarlo, perché per me è una persona stupenda. E noi dobbiamo confermare e concordare, anche perché è una persona deliziosa, una persona che ripeto, oltre ad essere un grande cantante, è un grande uomo, dico io, perché è umile, è rimasto nella sua umiltà, nella sua semplicità. Sì, e questo lo dimostra. Non c'è modo per, cioè, non trovo giusto che noi, che abbiamo questo dono di natura, dobbiamo comportarci da eroi o Superman, no? Siamo delle persone che hanno questa possibilità di esprimersi, di comunicare emozioni, eccetera, e quello è il nostro obiettivo. Quando si riesce a fare quello, vuol dire che si è nella retta via, siamo nella giusta direzione. E io, Mirtillo, userei una metafora: in questo incontro telefonico con il nostro Peppino Di Capri brinderei proprio con uno champagne. Sì. Ma meritiamocela. Vorrebbe sapere, no? Il colpo del tappo, certo. Se no non ci credo. Rosa vorrebbe sapere cosa ne pensa di questo meraviglioso tour in America. Da quanti anni lei manca in America? Dal Nord America mancavo da 3 anni, se non erro, mentre il Sud America ho fatto 4 volte in un anno. Lì sono, devo dire, molto amato proprio dai brasiliani, che arrivano anche dalle nostre parti, sanno tutte le mie canzoni, quando vado a fare i concerti cantano tutti insieme a me. È un fenomeno molto bello, molto, come dice, che ti riempie il cuore, insomma, quando senti queste cose. E io so che invece quando facciamo il tour, diciamo, Stati Uniti e Canada, eccetera, di solito è il pubblico che ti ha visto nascere, che è quello che ti viene ad ascoltare, il pubblico che ti ha seguito nel tempo, eccetera, quindi maggior parte degli italiani. Però, se dico io, generazionalmente parlando, se un italiano a cui piace Piergare ha uno zio americano, gli dice: oh sì, vieni con me stasera, ti faccio sentire uno che canta le canzoni in italiano, vero? Speriamo che stupenda. Questo si verifichi, così piano piano si può conquistare anche un po' alla volta il pubblico, perché l'America è bella e cara, ma è una porta chiusa, cioè appena uno fa un po' di successo, non so, quasi come dice: no, tu non devi venire a invadere il mio mondo, il mio mondo musicale, eccetera. Se vieni con la tua musica sei il benvenuto, se vieni e vieni in America a fare l'americano non ci siamo. Vabbè, ci siamo detto tutto, fra virgolette. Ma sappiamo che comunque all'estero ci sono tantissimi italiani che non vedono l'ora, veramente. Ma infatti l'obiettivo è questo, cioè poter da vicino dimostrare quanto si è affezionati alla nostra cultura musicale e che la portiamo avanti con tanto piacere. È chiaro che qua e là ci scappa il twist per ricordare un'epoca, poi ci può scappare, che ne so, l'ultimo disco, perché è giusto che si faccia conoscere, e quindi queste cose qua ti portano. Però poi ci sono i classici, i vari Roberta, Champagne, Beppe Carlo, che ne so, dalle origini fino ad oggi, Nessuno al Mondo, insomma, ce ne stanno ancora da far sentire tante. Allora, c'è Rosa che vorrebbe essere salutata. C'era una canzone che lei cantava che diceva: tu sei una malattia, e purtroppo lei è una malattia per Rosa. Se la può salutare, allora ti dedichiamo questa malattia appena finisce questa nostra chiacchierata, che fra un po' dovrò lasciarvi, perché c'è un la Repubblica presenta un giornale nuovo, un formato nuovo di giornale, e mi hanno invitato in piazzetta, e quindi devo andare, perché sono qui a Capri in un tramonto meraviglioso, io, tra nipotine che urlano. Io vorrei un piccolo regalo, ho raggiunto lo scopo,
dalla Peppino, nostra chiacchierata. Senta, spero. Io vorrei un piccolissimo regalo, non so se riuscirà a farmelo oppure no. No, non mi chieda di cantare per telefono. No, nessun regalo, è un inizio. Il mio nickname come presentatrice in Radio Free Station è Mirtilla. E io è Mirtilla. Da ieri sera che dicevo, Mirtilla, ascoltami. Lo può dire lei? Lo può dire lei? Ti così prego. Lo prendo come jingle. Vada. Jingle. Lo sai, non è vero che non ti voglio più, Mirtilla, ascoltami. Ma perché poi Mirtilla femmina, ma con il Mirtilla è maschio? No, Mirtilla è una femmina. Io sono femmina. Si chiama Mirtillo. Vabbè. Poi lo correggerà nel tempo, piano piano abituiamo gli ascoltatori dei nickname a cambiare le finali. Vabbè, comunque con un mirtillo fantastico, io la Cromazza dice che fanno bene anche alla vista. Sì. E quindi potete fare lo yogurt, è fantastico col mirtillo. È ottimo. Vabbè, se adesso finiamo nella culinaria che non ci appartiene molto. Vabbè, un abbraccio forte. Un abbraccio fortissimo. C'è qualche altra domanda? Prima di chiudere? Sì, un saluto ai nostri ascoltatori. Magari dicendo, magari se Peppino può dire ciao, sono Peppino Di Capri, anche io ascolto Radio Free Station. Sì. È chiaro. Grazie di questa opportunità. Da Peppino Di Capri, che anche lui, Peppino Di Capri, ascolta Rai Free Station, e spero di incontrarvi tutti al più presto da vicino e stringervi con un abbraccio tutti insieme. Grazie a voi di questa opportunità che mi avete dato, e quindi sono contento e speriamo di sentirci un po' più spesso. Certamente, okay. Da parte c'è nostra una canzone a cui tengo molto, che voglio che voi diffondiate, perché c'è un testo meraviglioso ed è, come dicevo prima, il classico vestito su misura, che si chiama I miei capelli bianchi. Ok, perfetto, okay. Stupenda. Andiamolo a scaricare, andiamolo a cercare, vediamo chi ce l'ha, ma fatelo sentire perché è molto bella. Sicuramente. Grazie, un abbraccio forte grazie da parte di tutti noi, le vogliamo bene, se lo ricordi. Grazie infinite. Grazie. Allora ciao Mirtillo.